Sì, ma appunto le aziende ne hanno approfittato, se ne sono servite e a loro ha fatto comodo o no? Questa è la domanda. Ma guardi, ma è ovvio che fa comodo. Ti do 3 anni di contributi zero. Al terzo anno puoi licenziare come prima. L'imprenditore, perché non c'è più l'articolo 18, l'imprenditore che cosa fa? Si prende i 3 anni di sgravio, se li mette via, volendo un imprenditore che ha un lavoratore che è professionalmente valido, che ha interesse a licenziarlo. Se fosse stato così non c'erano i problemi anche prima. Esatto, quell'imprenditore, se lo prende a termine, con la scusa che sei bravo, centinaia di ragazzi, scaduti i termini dei loro contratti precari, super precari, sempre più precari, si vedevano messi serenamente alla porta ed erano bravissimi, lo sappiamo. E oggi è la stessa cosa, perché è la stessa cosa? Perché l'imprenditore mette da parte lo sgravio che ha per 3 anni, il 1° gennaio del quarto può pagare la buona uscita e quindi è esattamente la stessa cosa, quindi non cambia niente. Dopo è chiaro che al sistema delle imprese questo fa comodo perché hanno uno sgravio contributivo, però i dati sono dati, la disoccupazione non è diminuita, è purtroppo aumentata. Rammento che prima che iniziassero a salvarci i fenomeni di sinistra, nel 2011 la disoccupazione era la 8,8%, adesso viaggia al 13%, quindi lasciamo perdere su questo. Non arrotondi per eccesso, Garavaglia, già siamo a un... 12,7, va bene. Non ci deprima più di quanto già non siamo. No, ha ragione, 12,7, però bisogna tener conto dell'aumento incredibile di quelli che hanno rinunciato. Questo dato purtroppo sfugge all'Istat. È vero, però l'Istat però dice anche che la cassa integrazione è diminuita moltissimo, segno che ci sono stati dei riassorbimenti, perché quelli sì invece hanno finito la cassa integrazione e sono stati riassorbiti. Se mi consente, il che cosa fare, perché altrimenti ci lamentiamo tutti e non abbiamo che cosa fare. Allora, le soluzioni sono banalmente due. Uno, lasciare più soldi in mano possibile alle imprese e alle famiglie che sono più brave dello Stato a spendere. Quindi è questo il tema di fondo. Togliere questa intermediazione statale che fa solo disastri. E due... Allora dove tagliamo? Abbiamo detto che tagliare in periferia non è vero che non si può. Si può fare, ma va fatto con raziocinio, bisogna usare i costi standard, altrimenti fai più danno che guadagno. Due, bisogna tagliare al centro. Ora, tagliare al centro, io mi ricordo Renzi quando ha fatto le slide famose dopo aver pugnalato Letta, ha detto tagliamo il 3% dappertutto. Ecco, peccato che i ministeri non hanno tagliato il 3%. Se uno va a vedere i dati, quest'anno i ministeri hanno tagliato poco più dell'1%, neanche 2 miliardi. Avessero tagliato al centro, al governo, erano disponibili quasi altri 3 miliardi. Per capirci, perché i cittadini fanno fatica a capire quanto sono 3 miliardi, è quasi l'IMU sulla prima casa. Quindi se banalmente Renzi mantiene le promesse, eccoli lì i soldi per togliere l'IMU sulla prima casa. Grazie Garavaglia. Senatore.